Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e sono qui con un video che già adesso che non l'ho ancora registrato, so già che sarà lunghissimo e mastodontico, probabilmente anche per la media dei video che faccio io, ma non può essere altrimenti per più di una motivazione. Numero uno, questo è il primo dei quattro film che più attendo quest'anno, almeno in ordine di uscita. Numero due, è il film più atteso dell'anno in generale, quindi per un evento del genere ce n'è da parlare. Numero 3, oltre che a parlare proprio del film in sé, voglio anche dire un paio di cose che stanno intorno al film, ma che non sono interne al film stesso. Quindi, insomma, per l'appunto sarà un discorso bello lunghetto. Quindi, bando alle ciance, cominciamo subito. Come si leggerà il titolo? Oggi si parla del 22esimo film del Marvel Cinematic Universe, quarto film dedicato agli Avengers, quarto film diretto dai registi Anthony e Joe Russo. Chiusura della prima macro fase della Marvel, nota come la saga dell'infinito, che in teoria la chiusura effettiva dovrebbe essere il prossimo film Spider-Man Far From Home, ma diciamocelo, a livello proprio narrativo concettuale, la vera chiusura è questa. Sto parlando ovviamente di Avengers Endgame. Prima di partire con l'analisi vera e propria del film, volevo rinnovare il mio dispiacere e le mie scuse per i cretini che hanno spoilerato sotto il mio video delle impressioni a caldo. Non era mai successo effettivamente sotto il mio canale perché, essendo piccolo, effettivamente non era ancora finito nei radar degli stronzi. Purtroppo adesso è successo e non poteva che succedere con un film così gigantesco. Quindi io dico, siccome voglio fare comunque delle mini impressioni a caldo, anche per Godzilla King of Monsters, e comunque gli spoileratori stronzi spoilerano dovunque, non solo nei mini video delle impressioni a caldo, io dico, se volete vedere un video senza spoiler, mio in generale di un qualsiasi canale, senza aver visto però il film, perché appunto volete vedere solo le parti senza spoiler, guardate il video e non commentate, non leggete i commenti, perché il rischio di qualche stronzo, di qualcuno che magari sbaglia a impostare il commento anche se in buona fede, o semplicemente qualcuno lo imposta bene, ma avete la tentazione ineluttabile di leggere lo stesso, evitate i commenti a prescindere finché non avrete visto il film. Poi leggeteli, commentate e state tranquilli. E sì, lo so che con Godzilla è improbabile che ci siano gli stronzi, visto che non è un film che interessa a tante persone quanto Endgame. Però, numero uno, non si sa mai. Numero due, visto che poi successivamente arriveranno anche film attesissimi tipo Il Re Leone, che ok, gli spoiler forse un po' difficile, o soprattutto Star Wars Episodio 9. Iniziamo ad allenarci con Godzilla, va, in vista della vera sfida anti-spoiler. Ma in generale state molto attenti anche solo alla bacheca di YouTube, perché mi sono accorto che c'è sempre qualche buon tempone che, nonostante i controlli, è già riuscito a filmare alcune scene di Endgame e le ha già postate su internet con tanto di titolo spoileroso. Cioè, è come se in Infinity War, giusto per non spoilerare appunto il film, qualcuno avesse scritto spoiler a Avengers Infinity War, Thanos schiocca le dita. E non lo scrivere nel titolo, di solo che è una scena spoiler al massimo, così poi se uno se la vede sono cazzi suoi. Ma cazzo, se già fai così allora non ha più senso, veramente. Ma andate a cagare tutti, spoileratori di merda, purtroppo non è che si possa fare più di tanto se non bloccarli dal canale nel caso dei commenti o magari segnalare video o cose del genere. Purtroppo è così, c'è la vita. Ringrazio oltretutto coloro che mi hanno supportato anche nel video in cui ho spiegato un po' la situazione riguardo appunto agli spoiler sotto quel video. Vi adoro tantissimo ragazzi, non lo dico spesso, però fidatevi, è davvero così. E già che ci siamo, saluto anche Francesco che ho avuto il piacere di incontrare ieri rispetto a quando sto registrando il video, a Melzo che stava per vedersi Avengers Endgame lì a quel cinema fantastico, mi aveva avvertito, allora mi sono detto, ma sì, dai. Vado a fargli un saluto quando mi ricapita di incontrare un mio fan, soprattutto un mio fan che viene da Roma, quindi è improbabile che lo riveda tanto presto qui dove abito io. Quindi, ciao, è stato un piacere conoscerti. Avremo anche modo di parlare ampiamente sotto nei commenti, appunto, di questo film. E già che ci siamo, restando in tema dell'Arcadia di Melzo, lì è dove sono andato a vedere appunto la maratona Avengers Infinity War, Avengers Endgame, che c'è stata la sera tra il 23 e il 24 aprile, giorno dell'uscita del film, quindi ho visto proprio la primissima proiezione. Gli unici a vederlo prima di me sono stati gli invitati agli addetti stampa, cioè alle anteprime stampa, che a quanto pare pure lì qualcuno si è divertito a spoilerare, ma cacchio, gli addetti stampa si mettono a fare gli spoiler. Vabbè, lasciamo perdere. E c'è da dire una cosa, allora, l'anteprima è stata fantastica, c'erano un sacco di persone che facevano i cosplay, ma sono anche persone che vanno ai vari eventi, ho riconosciuto alcuni cosplay che c'erano, che avevo visto anche a Lucca Comics and Games, e qui sto facendo sicuramente scorrere mentre parlo
varie foto. Per quel che mi riguarda è stato fantastico. Poi ci sono andati con degli amici a cui voglio un sacco di bene, quindi veramente da quel punto di vista è stata veramente una gran serata, tranne per un unico fastidiosissimo particolare che io mi sono stupito di aver riscontrato all'Arcadia di Melzo: il pubblico. Perché al di là della qualità effettiva delle sale e tutto quanto, l'Arcadia di Melzo e credo anche gli altri tre cinema, gli altri due cinema arcade che ci sono in tutta Italia, perché sono solo tre in totale. Io, cioè, l'Arcadia di Melzo sembra dimostrato di avere un bel pubblico, un pubblico che apprezza il cinema inteso proprio come esperienza nella sala cinematografica, e quindi era raro o praticamente impossibile trovare persone che disturbassero grandemente in sala. Al massimo potevano esserci dei momenti in cui partivano degli applausi, ripenso a Episodio 7, sono partiti quattro applausi durante il film, ne è partito uno anche durante Episodio 8, ci sono stato io che ho applaudito, anche se per conto mio la prima volta che ho visto Ready Player One quando è apparsa una certa citazione. Però a parte questi episodi, che sono comunque anche divertenti da vivere in sala, non ci sono mai stati grandi casini. Oh, giuro, qui è stata una debacle allucinante a livello di pubblico per quel che mi riguarda. Durante Infinity War un sacco di persone su Instagram con i cellulari accesi, ma guardatevi il film, ho capito che è uscito già da un anno, sicuramente chiunque fosse in quella sala se l'era già visto almeno una volta, se non di più, sicuramente una volta al cinema e probabilmente almeno un'altra volta in un video dopo averlo acquistato in Blu-ray o DVD, cosa che io stesso effettivamente ho fatto. L'altro, Avengers Infinity War, primo film che vedo al cinema quattro volte, finora il mio record era tre, ma con questa maratona è diventato quattro, quindi record assoluto. Ma se già vedere di qua e di là schermi accesi non fosse fastidioso, ogni tanto si alzavano, uscivano, cioè quando c'è il finale di Infinity War, poco prima che partisse il titolo di coda la gente già iniziava a uscire. Ma perché poi, sto volando il fatto che nel Marvel Cinematic Universe sarebbe duopo rispettare la tradizione del vedere il film fino alla fine, però sai, siccome c'erano solo tre quarti d'ora di pausa tra un film e l'altro, e insomma, cioè, magari qualcuno da rimanere ha detto ok, usciamo durante i titoli di coda, ma perché subito prima? Stai lì, poi quando partono i titoli di coda uscite, probabilmente temevano la resta, però veramente è fastidiosissimo vedere una roba del genere. E ripeto, ho capito che Infinity War ce lo siamo tutti già visto una volta e probabilmente anche di più, però minchia, è stata una cosa veramente brutta. Ma cavolo, ripeto, è l'Arcadia di Melzo che ha sempre avuto un pubblico bellissimo, rincoglioniti tutti. E già sento i soliti che diranno, vedi, è colpa dei cinecomic. Ma io ci ho visto un sacco di cinecomic, anche Marvel, all'Arcadia di Melzo. Il pubblico si è sempre comportato benissimo, solo ieri l'ha sbarellato improvvisamente. Però fin qui dici, ok, Infinity War l'avevano già visto, hanno sbagliato, però avevano una motivazione. Peccato che un paio, però vabbè, lì proprio poca roba, di telefonini accesi, visti anche durante Endgame, però su 630, 2 o 3, tre coglionazzi, purtroppo ci poteva anche succedere. Il problema è che molte persone, comprese anche quelle nella fila davanti alla mia, facevano troppo rumore. Cioè, ogni volta che c'era una scena figa che posso capire esaltasse, tutti ad applaudire, poi c'erano quelli. Una volta va bene, due ancora, ma cacchio, è stato un momento in cui veramente ogni 2 minuti e applauso e urlo. Signori, vorrei godermi un minimo il film. Ripeto, capisco gli applausi, sono anche partiti in altre occasioni, ma appunto erano solo applausi. Anche Ready Player One mi è partito un applauso ad una citazione. Se applaudivo a tutte le citazioni che mi piacevano, non finivo più, ne ho scelta una, che secondo me era la citazione che da uno come me più meritava l'applauso. Ho applaudito a quella e poi fine, mi sono zittito. Per tutto il resto del film, qui veramente si è totalmente perso il controllo. E da un lato è bello vedere che un film scatena così tante emozioni, però dall'altro lato andare al cinema è comunque un'esperienza pubblica. Devi un minimo contenerti, cioè reazioni del genere le puoi avere in privato, con amici, con una reaction su YouTube, cioè sono io che faccio il cretino davanti allo schermo, anche se esagero, non disturbo nessuno, però cioè veramente. È stata una cosa veramente, veramente brutta, secondo me. La prima volta che il pubblico dell'Arcadia di Melzo mi delude, ribadisco, con nessun altro cinefumetto era successo, quindi non puoi neanche dire che sia colpa appunto del fatto che i cinecomic rincoglioniscano la gente, come sostengono certi sedicenti veri cinefili, però così è. Vabbè, un vero peccato. Ma finito il preambolo, che sei già lungo questo, pensate un po' al film, passiamo appunto a parlare del film. Ma al di là delle mie considerazioni sul pubblico che c'era in sala quella sera, se avete visto le mie impressioni a caldo, sapete che, come ho detto appunto in quel video, è un film che alla prima visione mi aveva enormemente soddisfatto,
ma allo stesso tempo deluso, perché c'erano dei momenti che mi erano piaciuti molto ed altri un po' meno, che diciamo mi avevano fatto uscire dalla visione lacerato, ovviamente lacerato a livello di pareri, cioè non sapevo se il mio giudizio fosse positivo con riserva o negativo, pur riconoscendogli delle cose belle. Infatti la prima cosa che io ho detto è, prima di far uscire il video, mi devo vedere il film una seconda volta. E diciamo che la questione a quel punto era se questo film mi avrebbe fatto più un effetto alla It o un effetto alla Ready Player One, perché vedo It, penso, sì, dai, carino. Poi inizio a notare i difetti e penso, cacchio, forse non è così bello. Meglio che me lo riveda, l'ho rivisto. Boom. Ready Player One, penso. Sì, dai, bello. Però c'ha quelle cose lì che non mi piacciono. Lo rivedo e va su. Le riserve sono rimaste, però diciamo che i pregi sono riusciti a surclassarle abbastanza. E quindi ho lì che pensavo, allora, seconda visione, cosa succede? Alla fin fine ha vinto Ready Player One, ma non del tutto, diciamo così, nel senso che rivedendo il film posso dichiarare tutto sommato di promuoverlo, ma secondo me sono stati comunque commessi un po' di errori che ne hanno minato la completa riuscita. Non mi sento alla fin fine di definirlo un film brutto, ma non me la sento neanche di elogiarlo come il capolavoro blockbuster che altri stanno, come altri stanno sostenendo. Secondo me, Infinity War è di gran lunga superiore a questo, perché Infinity War, nell'ambito dei blockbuster, era perfetto. Poi chiaramente ci sono stati film migliori anche solo nel 2018, quando è uscito appunto Infinity War, ma come blockbuster per me era, diciamo, insuperabile l'anno scorso. Poi vabbè, ci sono stati blockbuster anche più belli, esempio massimo Mad Max Fury Road, però Infinity War secondo me era solo da elogiare come blockbuster. Eventuali difettucci minimi, ma chi se ne frega. Qui i difetti sono un po' più grandi e ci riesco a passare sopra solo in una certa misura. Sotto i commenti delle mie impressioni a caldo, qualcuno mi ha scritto: insomma, è un film di valore medio. No, perché per essere un film di valore medio, praticamente devi settarti sulla linea del senza infamia e senza lode e procedere così più o meno per tutto il film, magari con qualche momento leggermente su o leggermente giù, ma niente di che. Un film della media è Capitan Marvel, che rasenta sempre il fatto bene ma senza particolari guizzi. Scivola un po' perché c'è una parte che io ho trovato un po' leggermente noiosa anche rivedendo il film, e poi c'è il momento in cui si risolleva un po' con la tematica politica e soprattutto con le scene della gatta Goose, che chi ha visto il film sa. Però per il resto è un film appunto che io definisco nella media. Avengers Endgame, no, Avengers Endgame è un film che ha il picco in alto, poi va in basso, poi torna in alto, in basso, in alto, in basso, in alto per tutto il film, fino all'ultima ora in cui effettivamente è quasi tutto in alto. L'ultima ora per me è la cosa migliore del film. Quindi tutto sommato potrei forse definirlo un film buono che però poteva essere ottimo se non avessero commesso appunto tutti quegli errori che ne hanno un po' inficiato la visione. Tra l'altro sono quello più positivo perché gli altri amici con cui sono andato a vederlo al cinema l'avevano abbastanza odiato, pur riconoscendone dei pregi. Erano molto più negativi di me, anche se qui bisogna dire una cosa, parte della no, non tutta, perché ripeto, io stesso non l'ho neanche rivalutato in toto, ma parte del problema è stato appunto, come ho detto prima, il pubblico, perché rivederlo la seconda volta, dove nessuno faceva casino, a parte un bambino che parlava a voce leggermente troppo alta, però gli dici, è un bambino, erano tutti adulti invece all'Arcadia, rivedendolo con una tranquillità maggiore, senza il pubblico troppo rompipalle. Certe cose che non mi erano piaciute dalla prima visione, o mi sono piaciute, o le ho trovate più sopportabili, o magari cose che mi avevano emozionato fino a un certo punto, senza il ronzio nella testa, mi hanno emozionato molto di più. Cosa mi è piaciuto del film? Sicuramente tutte le parti drammatiche e in particolare di introspezione dei personaggi. Gli Avengers, dopo quello che è successo in Infinity War, sono devastati psicologicamente e il film, in contrasto con un Infinity War che aveva un ritmo estremamente serrato, salvo un paio di momenti, da qui il film è molto più calmo e rilassato, almeno all'inizio, è un climax continuo, questo film è proprio un build-up prima di arrivare al mega finalone. Dicevo, è un film che comunque si prende i suoi tempi, analizza il lutto degli Avengers, vediamo tutti gli attori che danno prove anche migliori per la maggior parte rispetto a quelle che hanno dato nei film precedenti, perché appunto hanno più modo di sviluppare un'emotività che non sempre avevamo visto nei film prima. C'è una vedova nera che secondo me
È molto interessante vedere la sua tristezza dopo quello che è successo appunto in Infinity War. Thor, anche lui, dei momenti che mi sono piaciuti molto, in cui si esprime tutto il dolore che prova per il suo fallimento. In generale, appunto, ogni Avenger affronta il lutto a modo proprio, lo fa in una maniera molto intima e umana, e a me questo ha fatto indubbiamente molto piacere. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, l'ho detto prima, è l'ora finale, perché a parte qualche svarione qua e là, per il resto, chi ha già fatto i video recensioni dettagliati prima di me ha definito l'ultima ora orgasmo nerd. Sì, assolutamente. C'è chi lo ritiene un difetto dicendo: "E vabbè, ma questo non è cinema, è puro orgasmo nerd." È cinema nerd, quindi se causa orgasmo nerd, è giusto. Molto semplicemente, sempre senza entrare nel taglio, la risoluzione proprio finale, proprio alla fine, 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 mi è piaciuta ed è un ottimo modo, secondo me, per chiudere questa fase. Il fanservice in generale. Allora, questo è un film molto autocelebrativo, che guarda molto al passato. Le due teorie principali erano o viaggi nel tempo, che avrebbero usato il Rimba, il congegno che Tony Stark inventa in Civil War per rivivere il proprio passato. Ora non vi dirò chi ci ha azzeccato, se effettivamente una di queste due teorie è realmente azzeccata, però vi basti dire che effettivamente è un film in cui il passato è importante. Ciò che gli Avengers hanno vissuto anche prima di Infinity War è fondamentale in questo film, perché appunto essendo la chiusura del primo grande ciclo narrativo che è riuscito a compiersi, è anche giusto che la Marvel faccia notare a cosa è arrivata, appunto utilizzando dei pretesti narrativi che non starò qui a dire. Quindi, da quel punto di vista, da un lato lo capisco, anche se in certi punti forse è un po' troppo eccessivo. Ci sono momenti in cui dicevo: "Ok, va bene, fanservice, però ci si perde un po' nel fanservice, dimenticandosi di procedere nella trama." Ma non è il solo problema di questo film, appunto, passiamo ai difetti. Questo è un film che in alcuni punti eccede in certe cose in cui non doveva eccedere, che sono tra l'altro caratteristiche che abbiamo sempre avuto nel Marvel Cinematic Universe, ma che qui o non sono sfruttate benissimo o cozzano un po' con il resto del film. Ripeto, appunto, in certi casi il fanservice potevi anche dire o meno, e soprattutto il problema di questo film è l'uso dell'umorismo, perché allora a me è piaciuto Iron Man 3, non era niente di eccezionale, ma mi sono abbastanza divertito con Ant-Man and the Wasp. Pur riconoscendone i difetti, mi sono anche divertito con Thor Ragnarok, nonostante fosse appunto un film abbastanza difettato e uno dei più deboli della fase 3 della Marvel. E sicuramente non è uno dei film che detesto di più dell'MCU, ma sicuramente non lo metterei tra i primi posti in un'eventuale classifica. Il punto qual è, però, è che tutti i film che ho appena elencato, piacciono o meno, hanno la loro identità ben marcata all'interno dell'umorismo, nel senso: Ant-Man and the Wasp è palesemente una commedia basata anche su furti vari. Thor Ragnarok è una commedia action con spunti da buddy movie. È un buddy movie Iron Man 3, quindi dici, in questo tipo di film, che ci sia l'umorismo, ci sta. Sta leggermente meno in Thor Ragnarok, perché con un personaggio, appunto, con un dio norreno che deve affrontare l'apocalisse norrena, cioè Ragnarok, forse tutto quell'umorismo non era proprio una grande idea. Insomma, impostarlo come una commedia action e affidarlo a un regista di commedie come Taika Waititi forse non è stata l'idea migliore, anche se l'ho sempre detto, io non critico Waititi. Waititi ha fatto quello che sapeva fare, non dovevano assumerlo per un film di quel tipo lì. Ma a parte questo, ok, lì l'umorismo ci stava. E qui no. Allora, un conto è, ci sono delle battute che funzionano perché sono, in alcuni casi, un po' ciniche, e in altri casi perché sono nette. Cioè, fa la battuta, fine. In altri momenti la tirano in lungo con la battuta, la stirano enormemente. È successo molte volte nei film Marvel che stirassero le battute, solo che, ripeto, di solito succedeva in film con un chiaro impianto da commedia, e quindi anche se la battuta durava un po' troppo, lo reputavi un difetto, ma ti infastidiva relativamente. Capivi che diceva: "Ok, sono coerenti col film, hanno un po' esagerato." Qui no, cioè, questo è un film che è troppo impostato come aspetto drammatico per poter tollerare così tante battute così allungate. Alcune funzionano anche perché funzionano di contrasto, nel senso, c'è una scena che io lì che pensavo mi sembra un po' troppo leggera, però per il contesto del film, stacconetto, situazione drammatica, e quindi c'era proprio, cozzava, e quindi lì funziona, l'impatto emotivo è maggiore. In altri casi però non c'è neanche questo, la tirano troppo in lungo, secondo me.
Gabriele Niola, nella sua recensione scritta per Bethesda, ha elogiato questa presenza di umorismo dicendo: il Marvel Cinema solitamente le saghe pretendono che arrivati a un certo punto si diventi molto più cupi, il Marvel Cinematic Universe invece ha il coraggio di dire no, noi siamo partiti con l'umorismo e continuiamo così fino alla fine. Da un lato gli posso anche dare ragione, ma c'è una cosa che secondo me Niola non considera, che Infinity War aveva già travalicato questa cosa dell'umorismo, perché, ok, ci sono delle battute nel corso del film, ma quando finisci in quel modo lì, a quel punto l'umorismo non trova più posto, cioè il finale di Infinity War funziona, anche proprio per la messa in scena che è estremamente drammatica, cioè non c'è più colonna sonora, è tutto nel silenzio, è drammaticissimo a dei livelli assurdi, tutto ciò che si sente sono al massimo certi tuoni in sottofondo, in lontananza, le battute, le espressioni degli attori, Peter Parker che si aggrappa disperato a Tony Stark perché non vuole morire, cioè sono veramente cose profonde e strong, e vederle ogni tanto smorzate in questo film non funziona, anche perché poi ripeto, lo stesso film ha dei momenti drammatici, molto ben fatti, ben recitati, bravi appunto tutti gli attori a mostrare il loro lato più umano e sensibile, funziona tutto, e poi poco dopo la battuta che c'erano un paio. Un mio amico ha definito alcuni momenti dei momenti da sagra della porchetta. Sì, alcuni sì, mi dispiace. E quindi appunto dispiace proprio per questo, perché beh sì, ma cacchio, stanno facendo i seri, lo stanno facendo anche bene, perché cacchio si devono rovinare così? È un vero peccato, e questo secondo me mina anche appunto il climax finale, perché ok, è un gran bel climax, però il fatto che ci siamo arrivati con tutti quegli errorini, pensi, però... Insomma, diciamo, speravo di arrivare più gasato a quel clima finale lì. Sempre il finale di Infinity War funzionava anche perché fino a quel momento il film, ripeto, era stato quasi perfetto, salvo qualche piccola sbavatura qua e là di poco conto. E appunto le sbavature sono un po' più grandi ed evidenti, e quindi la cosa... In più uno dei concetti sfruttati per la risoluzione, cioè, ripeto, la finale finale mi è andata bene. Come ci si è arrivati, mettono delle premesse interessanti che però non vengono totalmente rispettate dallo stesso film, e la cosa mi è un po' dispiaciuta perché, ripeto, era interessante come partenza, ma come esecuzione in alcuni punti fatta bene, in altri punti un po' meno. Infine, mi dispiace doverlo dire, ma in 22 film fatti in 11 anni, per la prima volta in questo film, nella storia dell'MCU, viene commesso, per quel che mi riguarda, un grave errore di costruzione dell'universo, proprio di setup. Non posso entrare nel dettaglio, però la Marvel, che i film possono essere riusciti, non riusciti, ok, ma che a livello proprio di costruzione delle varie cose, secondo me è sempre andata bene, ha sempre costruito, ha sempre centellinato come si doveva, ha messo certi personaggi quando andavano messi. Forse l'unico errore che posso imputargli è aver messo Spider-Man in Infinity War senza, in Civil War, senza un film prima a lui dedicato, perché il film da solista è arrivato dopo con Spider-Man Uncoming. Però lì erano cause di forza maggiore, hanno acquistato i diritti solo in quel momento, lo facevano così o niente. Qui è stato commesso, secondo me, un errore. E mi dispiace davvero tanto, soprattutto perché crea un pericoloso precedente. Finora gli errori non l'avevano mai fatto, speriamo resti un caso isolato. In sostanza, quindi, è un film da buttare via? No, ho già elencato prima alcuni pregi. Le parti con gli Avengers trattati in maniera più umana, il fanservice e le battute quando sono ben calibrate, perché in alcuni punti lo sono, funzionano tutti. La regia e Russo sono bravissimi, quindi su quello assolutamente niente da dire. Le scene d'azione sono ricche di inventiva, quindi anche lì perfette assolutamente. Effetti speciali all'altezza del film precedente. E devo dirlo, come ho già accennato prima, senza la caciara del pubblico, certe cose mi hanno veramente emozionato. Non ho pianto perché io al cinema tendenzialmente non piango, ma quando mi intristisco, l'ho già detto altre volte, mi pare mi viene il magone e sento gli occhi inumidirsi. Mi era successo più o meno alla prima visione, alla seconda, visto con più calma, ho sentito molto di più delle emozioni che volevo effettivamente provare guardando il film. Quindi non è un film che sconsiglio, né qualitativamente, perché comunque pur con i suoi errori ha delle parti sicuramente apprezzabili, e a prescindere, ragazzi, lo stanno dicendo tutti, ma è effettivamente un evento generazionale. Il Marvel Cinematic Universe è ormai ufficialmente lo Star Wars del XXI secolo. E tra l'altro, se Infinity War era visto, è stato considerato una sorta come impatto
l'impero colpisce ancora dei giorni nostri, questo film effettivamente è un po' il ritorno dello Jedi dei giorni nostri. Una conclusione con delle parti molto belle che purtroppo non riesce a raggiungere l'apice qualitativo perché è inquinata da cose meno riuscite. È incredibile come ci sia proprio questa sorta di eterno ritorno nella concezione di certe saghe pop mainstream. Però appunto, ripeto, è un film che sicuramente vi consiglio di guardare, soprattutto se siete amanti dei fumetti Marvel, troverete citazioni. Cioè, veramente un fan dei fumetti Marvel, e l'ho potuto constatare guardando anche recensioni di persone che leggono i fumetti, un fan dei fumetti Marvel, vedendo soprattutto l'ultima ora, prova le stesse grandi emozioni che mi hanno fatto provare i primi 2 minuti di Bumblebee, solo che appunto i Bumblebee erano 2 minuti, qui è molto molto di più. Quindi se siete amanti dei fumetti, andate, questo è il film per voi. Un ultimo grande pregio che va sicuramente riconosciuto, anzi, prima uno piccolo, poi quello più grande. La Marvel è ormai totalmente consapevole dello status che ha raggiunto a livello proprio di fandom, e quindi si permette di giochicchiare con i propri fan in più di un'occasione, e questa cosa si nota e mi ha divertito sicuramente. E soprattutto un grande pregio che non si può non imputare a questo film è l'estrema grandiosità della dimensione produttiva. Io non sto parlando di effetti speciali o cose di questo tipo, location o altro, parlo proprio del fatto che mai come in questo film si veda come il Marvel Cinematic Universe sia un progetto incredibilmente mastodontico. Si era parlato nei mesi prima di Endgame di continui ritorni, dicevano torna questo personaggio, no, torna quell'altro, no, torna questo, quello, quello. Ovviamente anche qui non vi dico quali ritorni sono stati azzeccati o meno, però vi dico solo, ragazzi, voi non avete idea di che roba sia cioè hanno veramente smosso il mondo per fare questo film, e secondo me è un film che riesce a fare una cosa di una portata così gigante. È da ammirare sicuramente a livello produttivo. Poi a livello qualitativo puoi riconoscere eventuali falle, come ho fatto anch'io, però la gigantesca dimensione della produzione non può non essere riconosciuta. Quindi, in definitiva, promosso, seppur con delle riserve che speravo veramente di non avere. A alcune occasioni sprecate, secondo me, poi arriviamo meglio nella parte spoiler per parlarne. Prima appunto di passare agli spoiler, volevo dire un'ultima cosetta appunto sul futuro dell'MCU, perché già vedo persone che, l'ho visto anche nei commenti al mio video, alle mie impressioni a caldo, che un po' sghignazzano pensando appunto che questa sia la fine dell'era dei cinecomic, che da adesso in poi saranno flop. Forse sì, forse no, perché allora, innanzitutto, c'è chi, vedendo il mio commento, ha detto: ah, quindi non è un film riuscitissimo come molti sperano. Bene, quindi dopo questo si inizierà a perdere interesse. Ma sono io che dico che non è riuscito appieno. A molti è piaciuto molto più di me. Magari c'è anche chi ha notato i difetti e comunque se ne è fregato molto più di me. Quindi non è che, boom, questo film ha fatto svanire in toto l'interesse per i cinecomic e per l'universo Marvel. No, no, ragazzi, questo mica è Batman di Superman, che ha completamente distrutto in una botta sola l'interesse per l'universo DC, o X-Men Apocalisse, che ha distrutto l'interesse appunto per la saga degli X-Men. Qui l'interesse comunque è rimasto. Secondo me la cosa che potrebbe remare contro questo film adesso è che appunto dopo che abbiamo raggiunto un apice del genere, cosa offrire dopo? È quello per me il vero casino, una cosa che io temevo già da prima di vedere Endgame. Finora la Marvel è sempre stata brava a offrire cose che rifacessero ritornare la gente al cinema nonostante i presunti apici. Penso al primo Avengers, se uno pensava dopo il primo Avengers cosa me ne frega di andare avanti, c'è la post-credit, appare Thanos e siamo stati fregati per i 7 anni successivi. Quindi la Marvel riuscirà a proporci qualcosa di interessante, o magari ci è già riuscita, io non ve lo sto dicendo perché se ve lo dicessi fosse spoiler. Boh, in entrambi i casi staremo a vedere. Secondo me c'è la possibilità che dopo Endgame l'interesse per i cinecomic vada un po' a scemare, ma non lo considero sinceramente una probabilità certa, sicura, che altri hanno paventato. In più ho letto un commento che diceva che, secondo la persona che scriveva, a dominare i prossimi anni, non necessariamente il prossimo decennio,
potrebbe essere la Warner Bros. In collaborazione con la Legendary con film come Detective Pikachu e Godzilla King of Monsters. Insomma, i mostri potrebbero sostituire i supereroi nella moda collettiva, cosa che lui diceva farebbe molto piacere. Io avrei un paio di obiezioni da fare. Numero uno, perché? Non che mi dispiacerebbe da amante dei mostri, ma cioè, non c'è un motivo ben preciso per cui da domani uno potrebbe dire fanculo i supereroi, voglio vedere i mostri. Quindi, boh, magari succede, non lo voglio escludere a priori, però allo stesso tempo non mi sembra una cosa così certa. E numero due, solitamente chi se la prende con i supereroi, dicendo con i film di supereroi, baracconate, ma sono cose idiote per bimbi minchia, ma chi ci crede a sta gente con i superpoteri e sta in calzamaglie, bla bla, poi appunto c'è tra questi anche chi elogia appunto film come Godzilla, il film del mostro, insomma i film sui mostri giganti, perché quelli sì che sono vero cinema. Scusatemi, ammettendo che anch'io, come sapete, amo i monster movie. Ma sono davvero meno scemi dei film di supereroi. Cioè, ragazzi, uno dice, Godzilla King of the Monsters mi attrae molto di più di un qualsiasi film Marvel. Cioè, legittimo, per carità, io stesso, adesso che è finito Endgame, cominciava a ricrescermi l'hype per Godzilla King of the Monsters, devo aspettare ancora un mese, mannaggia la miseria, e ok. Però, ragazzi, uno dice, ma è stupido vedere sti tizi in contutina contro il coso viola pelato enorme. E in Godzilla King of Monsters c'è un dinosauro che sputa fiamme blu radioattive che lotta contro un drago a tre teste che spara fulmini. È davvero meno imbecille! Cioè, dai! Se le premesse dei film dei supereroi sono abbastanza sciocche, non lo sono meno quelle di altri film ritenuti invece più meritevoli. Quindi piantiamola con queste idiozie. Ma anche chi dice, la serialità è il male e non è arte. Ma scusatemi ragazzi, la narrazione occidentale è basata su Iliade, Odissea e Bibbia e cioè, l'Odissea prende un personaggio dell'Iliade e fa vedere cosa gli è successo dopo la guerra di Troia. Bibbia vuol dire letteralmente libri, tanti libri uno dietro l'altro, con tanto di Vecchio e Nuovo Testamento, quindi fase 1 e fase 2, volendola mettere in stile Marvel, cioè, la serialità ha fondato l'Occidente nel bene o nel male. Penso che siate credenti o meno. Non siete cristiani o meno, comunque la Bibbia è un testo fondativo per noi e nessuno adesso pratica più le religioni dell'antica Grecia, ma Iliade e Odissea sono testi fondamentali per la nostra cultura, ma anche la Divina Commedia, no? Sì, il libro che ha dato inizio alla lingua italiana. E sono tre parti, Inferno, Purgatorio e Paradiso, è seriale pure quello, quindi, cioè, piantiamola con questa cosa della serialità non c'entra un cazzo con l'arte. No, la serialità fa parte dell'arte e della narrazione da sempre, quindi, per favore. Basta frantumare le balle con queste idiozie qualunquiste, odio questo termine, però radical chic e per certi versi populiste, elitarie, basta, mi sono veramente stancato. Se questo film ha dei difetti, non ha dei difetti perché è un cinecomico, perché è un prodotto seriale, ha dei difetti perché la gestione di certe cose, per quel che mi riguarda, non è stata ottimale, ma ha comunque anche dei pregi, come ho detto. Quindi detto questo, questa parte senza spoiler finisce qui, grazie. Per avermi seguito fin qua, chi ancora non ha visto il film, quindi lo saluto, ci rivediamo, spero, se avrete voglia di sentire ancora i miei sproloqui spoilerosi. Mentre invece, per chi ha già visto il film, e solo per chi ha già visto il film, perché chi se ne frega degli spoiler, boh, problemi suoi. 5, 4, 3, 2, 1, stoppate il video, ultima occasione. Spoiler su Avengers Endgame, siete avvertiti. E iniziamo gli spoiler partendo dalla fine, ma dalla fine fine, nel senso che, come saprete, dato che spero che chiunque stia guardando questo video abbia avuto la decenza di guardarsi il film prima, alla fine dei 12 minuti di titoli di coda o quel che è, la scena post-credit non c'è sta. Per la prima volta in 22 film e 11 anni, dopo o durante i titoli di coda, non c'è assolutamente nulla. E tra parentesi, Francesco, so che non te l'ho detto quando appunto ci siamo incontrati, ma sai, mi sono detto, oh, mi è successo a me, anche tu ti devi fare 12 minuti di scene post-credit e poi alla fine non trovare una mazza. Sì, lo so, sono bastardello, scusa. Però comunque, scherzi a parte, sì, per la prima volta non abbiamo scene post-credit ed è quello che ho detto sulla questione del Marvel Cinematic Universe che sa
lo status in cui arrivate, e quindi si permette di giocare con i propri fan, ovvero dice: ehi, avete presente la scena per cui tutti voi, poveri gonzi, state ogni volta a fine per tutti i titoli di coda? Ecco, stavolta no. Neanche un modo per dare una sensazione di chiusa completa, cioè basta, qui si è veramente chiuso un ciclo. Entrato, so che Francesco non l'ha molto gradita, io invece devo dire, ho riso come un cretino quando è successo, ho pensato: no, non ci posso credere, hanno davvero avuto le palle di non mettere una scena post-credit. Io ero sicurissimo ci fosse, cioè prima dicevo: ma figurati se non c'è, ma figurati se la Marvel rinuncia a una delle proprie tradizioni secolari, cioè secolari, decennali, per il suo film di chiusura. E niente, l'ho presa nel deretano anch'io, come tutti gli altri. Però ripeto, a me questa cosa ha divertito, un modo di sovvertire le aspettative, piccolo ma geniale, che mostra fino a che punto è arrivato l'MCU nel costruire un proprio fandom. Comunque, parlando invece del resto del film, beh, secondo me parte benissimo la scena in cui la famiglia di Occhio di Falco, cosa molto prevedibile, si dissolve. È, secondo me, fatta alla grande. Era l'ultimo Avenger che non aveva, che, di cui non sapevamo ancora le conseguenze dello schiocco, non nel senso che non sapevamo se fosse vivo o meno, quello si sapeva dai trailer, però appunto è l'unico che non abbiamo visto affrontare le conseguenze. Oddio, anche di Capitan Marvel non abbiamo visto niente, però almeno il fatto che lei fosse arrivata sulla Terra chiedendo dove fosse Fury, almeno già qualcosa potevi intuire. Quindi Falco, nada de nada. C'è poi una scena che mi ha sorpreso, ovvero Tony che gioca a Nebula con quel giochino lì del metti le mani così e devi fare tipo gol, non so neanche come si chiami. E mi ha un po' stupito perché, ok, è carino vedere Tony e Nebula giocare, però pensavo, minchia, c'è appena stata una strage, sono così contenti. Poi stacco e si vede la scena anche dei trailer con Tony che registra il messaggio per Pepper, e lì capisci appunto, no, che è soltanto una felicità apparente che nasconde cose ben più tragiche, che è appunto un concetto che si protrae molte volte per il film, e a incarnare questa cosa è soprattutto Thor. Prima di arrivarci, ultima cosa: quando poi viene portato giù da Capitan Marvel, che boom, compare così subito all'improvviso, cioè si scopre che la scena post-credit di Capitan Marvel non era una clip di Endgame. Questa cosa, devo dire, mi è un po' dispiaciuta. Tra l'altro, come l'ha trovato non si sa bene, immagino che Rocket le abbia dato una specie di segnalatore o robe simili per rintracciare la nave dei Guardiani. Comunque, lo riporta a terra, lo vediamo visibilmente dimagrito e provato. Nebula sta abbastanza bene, immagino, per tutti i suoi circuiti che le hanno permesso di resistere in condizioni così estreme. E insomma, mi piace come litighi con Cap, che gli dica: dovevamo perdere insieme, l'avevi detto tu, invece non c'eri, è colpa tua, perché comunque è vero che Tony non ha fatto in tempo, non l'ha chiamato, non ha fatto in tempo in Infinity War. Però è anche vero che appunto, se, praticamente gli dice: se non ci fossimo divisi durante Civil War, saremmo stati tutti insieme, gli avremmo dato una batosta che se la sarebbe ricordata, e invece niente. Che poi è una cosa che molti criticavano in Infinity War, no? I vetrati dicevano: ma perché non stavano tutti insieme? Ma è ovvio, perché poi si dovevano riunire dopo. Infatti il film stesso ammette che è stato un errore che non fossero uniti, ma era una cosa proprio pensata prima. Comunque mi è piaciuto vedere appunto Tony Stark che li manda tutti a cagare, e nel time skip di 5 anni lui intanto si è finalmente sposato con Pepper. Ha avuto una bambina adorabilissima di nome Morgan, e infatti lui all'inizio non vuole ritornare a cercare di sistemare le cose, perché dice: basta, io sono felice così, io ho chiuso definitivamente. Ma come gli ricorda anche Pepper in seguito, farti smettere è uno dei pochi fallimenti della mia vita, come dire, lui è Iron Man e non riuscirà mai a smettere di essere Iron Man, non riuscirà mai a smettere di essere un eroe, e, come abbiamo visto, ne parliamo dopo, lo sarà fino alla fine. Ma tornando a Thor, oddio. Allora, quando vediamo la prima volta Thor panzone, ho pensato: ok, è depresso, si è ridotto così. Lo vedo fare la mega macchietta e penso: oddio, non sarà mica così tutto il film. Poi Hulk, d'altro punto è Hulk professore, cioè Hulk con la mente di Bruce Banner, dice: dobbiamo parlare di Thanos. Istantaneamente lui si rabbuia: non pronunciare quel nome. E lo dice proprio con una disperazione nella voce e nel volto che per me è stupenda, veramente. E lì capisci che la cazzoneria, cioè, era anche intuibile, però lì diventa manifesto come l'essere cazzone, rozzo, volgare di Thor serva a nascondere il suo profondo disagio interiore, a differenza di Hellboy l'ultimo,
che era gratuito la sua scurrile, cioè era scurrile in maniera gratuita. Qui c'è un motivo per questa rozzezza, per questa agra della porchetta, appunto. E quello a me è piaciuto un casino, vedere Thor così devastato che rivela la propria parte emotiva sotto la sua cazzonaggine, per me è perfetto. Però secondo me viene rovinato dal fatto che poi continuamente nel corso del film Thor ritorna così scemo, cioè quando stanno rivangando cosa sono le gemme dell'infinito e Thor parla dell'iter e fa quel pippone lunghissimo sul fatto che è liquido e sul fatto che Jane Foster era una sua vecchia fiamma. Ho capito, più stringato, cioè le battute che dovevano essere inserite qui dall'inizio alla fine dovevano essere battute corte, non dovevano essere allungate come fanno spesso la Marvel. Puoi, se non apprezzarlo, quantomeno tollerarlo in un Ant-Man and the Wasp, anche lì esageravano un po', però col fatto che era una commedia dici lo hanno fatto per un motivo. Qui col fatto che dovrebbe essere un film drammatico, viste anche le premesse finali di Infinity War, stona tantissimo. Cioè un conto è Vedova Nera che prima di parlare con Cap appunto del fatto che non sanno andare avanti, lui dica, pensa, c'è meno inquinamento nel Lazio, quindi ci sono più balene. E Natasha dice, se stai per dirmi che devo vedere il lato positivo, sto per tirarti un toast in faccia. Quella è una battuta che mi ha fatto nascere un sorriso, però vedi, è amara ed è corta e funziona. Anche nella battaglia finale, quando Tony dà lo scudo a Cap che gli era caduto di mano, gli dice, oh, se lo perdi di nuovo, giuro che me lo tengo. Ci sta, perfetto, è una piccola battuta che sdrammatizza leggermente la tensione, ma non risulta pesante. Anche Spider-Man che tiene il guanto degli infinito, arriva lì Capitan Marvel. Ciao Peter Parker, hai qualcosa per me? Sì, ciao, cioè, lo vedi lì che è giustamente provato dal disastro che gli è appena capitato, perché in fondo è solo un ragazzino. Ci sta, è coerente, poi ripeto, è piccolo e funziona benissimo. Ma Thor che la tira così lunga è terribile, è terribile. E c'ha paura di andare da Jane, anche quando poi richiama Mjolnir nel passato, ci mette anche lì un'ora. Troppo, troppo. E ripeto, Thor ha alcuni dei momenti migliori, il suo dialogo con la madre quando è nel passato. A me sono piaciuti tantissimo, ma sono rovinati da cose del genere. Anche la gag al ristorante con Hulk e tutta la cosa lì della foto. E cioè, bastava fare. Ok, ho fatto il selfie. Ne volete uno con Ant-Man? E io, ok, non mi conoscete, via. Chiara, divertente, fine. No, anche lì la devono tirare in lungo. Mannaggia, perché mi devi rovinare un film che per il resto ha tante cose buone con ste stronzatine? Mannaggia, mi dispiace un casino, veramente. Quindi niente, Thor promosso e bocciato allo stesso tempo, anche alla fine quando sta parlando con Quill si vede che adesso si metteranno a litigare per il comando in una maniera che penso mi ricorderà molto Jack Sparrow e Barbossa nel terzo Pirati dei Caraibi. È troppo lunga quella gag, cioè la tirano troppo in lungo, cioè bastava che dire si sa chi comanda e poi cioè, doveva essere più corta, semplicemente. Non dico che non dovevano esserci le battute, sono state semplicemente mal calibrate ed è strano perché Russo di solito sono sempre stati bravi in questo, le hanno sempre calibrate bene in tutti i loro tre film precedenti dell'MCU. Qui purtroppo hanno sgarrato, non so se sia più colpa loro, gliel'ha imposto la produzione, l'ha imposto Chris Hemsworth che preferisce molto il Thor cazzone al Thor più serio, che poi non vorrebbe. Io all'inizio pensavo, è perché lui sa di non essere un attore bravo in cose troppo drammatiche, quindi preferisce fare le cose cacciarone, anche se a livello della propria carriera. Ma come ho detto, le scene drammatiche le sa fare bene, quindi cioè, gliel'hanno dimostrato, non potevano farglielo notare. Oh, Chris, ma guarda che sei bravo a fare il drammatico, eh. Non aver paura di non risultare gradito. Boh. Ripeto, un vero peccato. Un peccato anche per Hulk, che ok, vediamo molto il cervello, ma poco i muscoli, anche nella battaglia finale non lo vediamo mai malmenare. Peccato, peccato davvero. Almeno una scena in cui pestava qualcuno potevano metterla, che ha pestato più gente con l'Hulkbuster in Infinity War. Ma a parte questo, allora i viaggi nel tempo. Da un lato, come idea di base, allora io speravo non li facessero, ma li hanno fatti. Ok. Il modo in cui li hanno posti giù all'inizio mi piaceva, perché dicono, andare indietro nel tempo non cambia il futuro, crea solo realtà alternative, che è il concetto di Dragon Ball e anche appunto dei fumetti Marvel. Quindi ok, non puoi realmente cambiare il passato, puoi solo creare realtà migliori, però non puoi migliorare la tua o peggiorarla. Quindi loro cosa dicono di fare? Rubiamo le gemme e poi le rimettiamo a posto. In questo modo non alteriamo nulla. Perfetto. C'è anche Bruce, appunto, che dice all'antico che rispunta fuori così. Vediamo cosa faceva durante la battaglia di New York. Bellissimo. E appunto le dice: tranquilla, noi poi te le riportiamo. Quindi tu ce la dai, noi poi te la ridiamo e non si creerà nessuna realtà cattiva in cui le forze oscure hanno vinto perché tu non potevi usare la gemma del tempo, perché tu l'avrai. Cioè,
ti sarà mancata per letteralmente 5 secondi. È impossibile che vada tutto male in così poco tempo. Va bene, il concetto è questo, non fermavo queste parole, però avete capito. E ok. Due problemi però. Numero uno, comunque delle realtà alternative negative le hanno create perché Loki scappa col Tesseract a un certo punto e tra l'altro io qui dico, quindi è di questo che parlerà la serie su Loki. Sarà il Loki di questa realtà alternativa che è sfuggito e mo fa per i cavoli suoi? Potrebbe anche essere, secondo me non è da escludere. E poi c'è il casino di Thanos appunto, perché se c'è un Thanos che è scappato dal suo tempo per finire in quello, nel presente degli Avengers, e poi alla fine lui e tutto il suo esercito sono stati distrutti, vuol dire che si è creata una realtà in cui Thanos non esiste più. E quindi voi direte, beh, quindi si è creata una realtà lieta. Non è detto perché con Thanos è venuta anche Gamora, e anche Nebula, però soprattutto Gamora, e se Gamora non si è unita ai Guardiani, cioè se Gamora è lì non si è unita ai Guardiani. Quindi i Guardiani non hanno fermato Ronan, cioè i Guardiani potrebbero non essersi formati e quindi appunto Ronan potrebbe avere vinto o forse potrebbe avere vinto dopo addirittura Ego. Quindi in realtà una realtà alternativa brutta si è creata per quel che mi riguarda. Sarà appunto una, cioè verrà mai affrontata questa cosa, è una realtà che semplicemente va per i cavoli suoi. Arrivati a questo punto io spero che magari nel prossimo Avengers si rendano conto di aver fatto casino con altre realtà alternative, quindi il compito degli Avengers sia andare a sistemare i casini che hanno combinato nelle altre realtà, ma non tornando indietro nel tempo, perché sennò appunto che sono altre realtà, appunto rimediando a quelle cose lì. E tra l'altro, in Capitan Marvel alla fine Ronan diceva torneremo per l'arma, vuoi dire il cubo? No. Per la donna, e tutti ci siamo detti: ma tanto Ronan è morto, quindi. E se il Ronan di quella dimensione venisse nella nostra a fare casino, appunto, anche a cercare Capitan Marvel, anzi, Ronan di quella dimensione magari andrà a prendere Capitan Marvel, insomma, si apre tutta una serie di storie parallele che potrebbero essere interessanti, però boh, qui rischiamo veramente di ingarbugliare molto l'universo Marvel. Ma dato che l'ho citata, parliamo di Capitan Marvel. Perché? È quello che ho detto nella parte non spoiler. Per la prima volta la Marvel, con Capitan Marvel, ironia della sorte, commette un errore gravissimo di gestione dell'universo. Perché, porca di quella vacca, scena post-credit di Infinity War, GPS mandato a Capitan Marvel, scena post-credit di Endgame, Capitan Marvel arriva dagli Avengers, finale del secondo trailer, si vede Capitan Marvel con Thor, quindi pensi, oh, Capitan Marvel quindi sarà importante, appare all'inizio e alla fine. Non è questione di utilità della narrazione il mio problema, ok? Perché comunque ha senso. Dopo che non sono riusciti, cioè dopo che hanno sconfitto Thanos e non sono riusciti a però riportare il tutto a posto, lei giustamente dice: oh, devo proteggere l'universo, vado in giro per i cavoli miei. Risponde solo alla fine, quando effettivamente c'è da fare il mega battaglione. Ha senso assolutamente narrativamente. Ma i stand-alone fatti prima dei mega crossover non servono, non vanno visti per capire la trama. Servono a costruirti un impatto emotivo per quando i personaggi si incontreranno. Ora, che senso ha farmi vedere un film di origine di Capitan Marvel? Farmi vedere che lei è l'origine vera degli Avengers perché Nick Fury ha formato gli Avengers ispirato da lei e ha dato loro il suo soprannome. Quindi lei è la radice degli Avengers e loro non lo sapevano, quindi chissà come reagiranno gli Avengers nello scoprirlo tutto quanto. E poi niente, Capitan Marvel è pochissimo presente. No! Mi hai fatto un build-up che non è servito a niente. A questo punto, per quel che mi riguarda, aveva estremamente più senso fare una cosa che avevamo ipotizzato scherzosamente io e i miei amici, e mi pare anche in Facce di Nerd qualcuno l'aveva detto. E se la scena post-credit di Capitan Marvel fosse lei che sente il GPS ma si dissolve come gli altri? Sì, fate così, così. È giustificato che ci sia pochi, che non ci sia per tutta la prima parte del film. E quando arriverà alla fine come Deus Ex Machina avrà senso perché dici avrà risposto seppur tardivamente al messaggio di Fury. Perfetto, e il suo scarso screen time sarà stato motivato. E in più sarà stato anche appunto un giocare con le aspettative, ma in maniera secondo me molto più intelligente di come hanno fatto in questo caso. Ma far vedere che c'è, farti crescere l'attesa e poi non c'è proprio, smorza la prima appunto in Capitan Marvel stesso e fine. Ma così, no, così non mi ha soddisfatto per niente. Ripeto, è il primo errore gestionale dell'universo Marvel e spero sia l'unico.
E già sento chi dice: e vabbè, ma allora chi salvava Tony e Nebula? E ti inventavi qualcos'altro, non lo so. Cioè, l'arma di Thor può attivare il Bifrost. Fai che Thor lo attiva e lo salvo. Ok, che Thor è messo lì nell'angolino a piangere, però cacchio, per salvare un amico, speriamo, cioè, dovrebbe muovere un po' di più le chiappe. E voi dite: ma non lo fa per riportare in vita tutti? Ma lì è perché non crede di poterlo fare. Qui, cacchio, puoi come su. Secondo me un modo per sistemare le cose in un altro modo ci sarebbero state, oppure non lo so, fai che la nave non sia danneggiata, fai che Rocket dalla Terra modifica una... abbiamo visto in Capitan Marvel che si possono modificare gli aerei per il viaggio nello spazio, fai che Rocket fa questa cosa, non lo so, cioè perché usare Capitan Marvel per così poco non aveva senso introdurla adesso e appunto farla sopravvivere allo schiocco, o la introducevi dopo o niente schiocco. Cioè, intendevo niente sopravvivenza allo schiocco. Poi, ritornando alla questione dei viaggi temporali, ok, ogni volta che vai nel passato crei un'altra linea temporale. Però alla fine almeno un loop c'è stato. Cap torna indietro nel tempo, ci resta, va con Peggy e poi compare il sé anziano. Non doveva semplicemente creare una realtà alternativa arrivati a questo punto? La spiegazione più logica, che secondo me potevano dire tranquillamente, cioè bastavano due righe di sceneggiatura per spiegare sta cosa, era: è vero, se cambi il passato fai casini con le realtà alternative, ma io non ho cambiato il passato, tornando indietro, non ho rivelato chi ero, sono stato in incognito, non ho interferito con nessun importante evento storico e in questo modo sono riuscito a rimanere in questa realtà. Bastava dire questo, per molti è un'incongruenza perché dicono: ma Peggy ha sposato un altro, Peggy Carter, no? Ma questo altro non l'abbiamo mai visto. Peggy dice: Steve Rogers ha salvato la vita all'uomo che è diventato mio marito. Non lo vediamo mai in faccia. Lei non dice mai il suo nome. Semplicemente può darsi che capo senatore gliele abbia detto: senti, non possiamo dire a nessuno che io sono vivo, se no incasiniamo il tempo. Quindi per favore, silenzio, io cambio nome e facciamo altro. Anche quando mi vedrai all'ospedale, menti, eccetera, eccetera. Però dillo, perché così sembra un errore. Cioè, fino ad adesso, realtà alternative, no, qui loop temporale. Bello però che consegni lo scudo a Falcon. Secondo me il Capitan America, almeno dell'MCU, non può che essere lui. È stato quello di fianco a Cap per tutta la sua, quasi tutta la sua durata nel mondo moderno, perché Bucky purtroppo per un motivo o per l'altro non gli è potuto stare accanto. Avrebbe voluto sicuramente, ce cioè, l'avrebbe fatto se avesse potuto, ma non ci è riuscito, quindi no. Secondo me è giusto che il Capitan America moderno, diciamo il nuovo, sia Falcon. E poi immaginate le figate di coreografia con lui che tipo vola, lancia lo scudo rimbalza, lui con le ali lo sbatte di qua e di là. Secondo me ci aspettano delle coreografie stupende con lui come Capitan America. Quindi, per quel che mi riguarda, viva Falcon come il nuovo Capitan America. Comunque, che la cosa lì che Cap torna indietro nel tempo e ci rimane, io non me la sarei mai aspettata. Quando sentivo altre persone anche su YouTube ipotizzarla, pensavo: ma che puttanata, no, Capo muore, molto più semplice di quello che pensate, dai. Cioè, volevo anche scriverlo, ma non diciamo stronzate. Meno male che non ho scritto niente, perché già ho fatto una figura di merda così. Se addirittura scrivevo, c'era il commento a riprova, qualcosa di fuori di questo video, figura di merda ancora maggiore. Quindi, insomma, mi sono un po' salvato. Comunque è interessante come sia Infinity War sia Endgame finiscano con un momento, diciamo, intimo. Infinity War, Thanos che si riposa soddisfatto, e Endgame con semplicemente Steve Rogers che balla con la persona che ama. E ci pensate bene, comunque è bello perché chiudere prima con un funerale, poi con questo, è anche un modo per dire come sì, questi sono dei, eroi, mostri, insomma, esseri super potenti. Ma il loro cuore, ma il loro nucleo vero è la loro umanità, quindi il piangere i loro morti o stare con le persone che amano. È bello, è della forza nell'MCU, perché i primi film del DC Extended Universe non hanno preso nessuno? Perché, non er perché erano tutto dei e niente umanità, e quel poco che c'era non era ben gestita, appunto. Qui invece, mostrando il lato più umano, boom, perfetto, sono diventati i nostri idoli. E appunto, parlando di morte, io pensavo che Cap moriva, non ci ho azzeccato, non ci ho azzeccato in niente, perché io avrei detto che fossero, sarebbero morti Cap, War Machine. Ultimamente iniziamo a pensare anche a Hulk, o morte completa, o comunque Hulk che svaniva e restava solo Bruce Banner. Ero anch'io tra quelli che sperava, anzi temeva, che Nebula si sarebbe scambiata con Gamora per riportarla in vita. Sono contentissimo che non sia successo con Nebula e Gamora, che su quel discorso lì ci dovrò tornare.
E niente, sono morti la Vedova Nera, quindi il suo prossimo film sarà un prequel. Io avrei dato per certo che sarebbe stato un seguito. Comunque dicevo, morta la Vedova Nera e morto Iron Man. Allora, la Vedova Nera, bello appunto che lei si azzuffi con occhio di falco su chi deve morire. Cioè, interessante che loro, che sono amici fraterni, chiudano la loro amicizia con un combattimento, anche se comunque è un combattimento per salvarsi gli uni con gli altri. La scena è fatta, riprende moltissimo la morte di Gamora. Anche se ha molto meno impatto, perché appunto quelle emozioni lì le abbiamo già provate vedendo la morte di Gamora con quelle inquadrature e tutto. Quindi non lo so, rifarle mi ha colpito meno rispetto alla morte appunto di Gamora. E poi parlando anche con i miei amici mi hanno detto: ma in teoria l'occhio di Falco ha già perso chi ama, non è sufficiente? No, cioè, secondo me il concetto è che tu per avere la gemma devi in quel momento perdere ciò che ami di più. Che in assenza della famiglia è la sua migliore amica, Natasha, che ricordiamo anche i suoi figli la chiamavano zia, quindi effettivamente è come una sorella per lui, quindi giustamente dopo aver perso moglie e figli la cosa più dura è perdere tua sorella. Cosa che Nebula capisce benissimo, tra parentesi. E tra l'altro appunto Nebula cerca di convertire la se stessa passata, ma non ci riesce, quindi la uccide. La cosa non ha conseguenze perché appunto è come se fossero realtà alternative, quindi tu puoi uccidere il te stesso passato, ma tu non muori, semplicemente crei una linea temporale alternativa in cui tu non esisti più da quel momento lì. Beh, quindi in effetti sì, chi diceva che Nebula sarebbe morta ci ha azzeccato, semplicemente abbiamo sbagliato Nebula. Diciamo così. La morte più illustre, chiaramente, non l'avrei mai detto, io ero di quelli che pensava, pff, ma figurati, Tony Stark, Iron Man. Tony muore perché l'unico futuro in cui Strange ha visto che tutti vincevano, che vincevano, era quello in cui Tony prendeva la mano di Thanos, con le nanoparticelle della sua armatura risucchiava le gemme dell'infinito, si risucchiava il guanto e in una scena per me perfetta, Tony Stark, colui che ha iniziato il Marvel Cinematic Universe, che l'ha iniziato col suo primo film in cui diceva alla fine io sono Iron Man, alza il guanto, dice io sono Iron Man, schiocca le dita, polverizza tutti e per lo sforzo lui muore. Inizia l'MCU e finisce lui la prima fase, dando la sua vita e dicendo appunto la frase con cui aveva chiuso il suo primo film e con cui, diciamocelo, era ufficialmente nato l'MCU. Perfetto, poetico, fanservice, giusto. Per me la risoluzione è perfetta. Io poi l'ho sempre, era da un po' che lo dicevo, se ci doveva essere una persona che effettivamente uccidesse Thanos, doveva essere Tony. Doveva essere lui a chiudere appunto questa fase con la morte dell'antagonista maggiore. Così è e ci sta. Tutti diventano polvere, Thanos è quello che resiste di più e quasi riprendendo il finale di Infinity War si siede, fa un sorrisetto, come a dire, a quanto pare è finita, quasi un sorrisetto quasi di accettazione cinica e si polverizza. Perfetto. Anche se l'ultima cosa che vediamo effettivamente di Tony è il suo videomessaggio registrato prima del viaggio del tempo, di tutto il casino appunto che esso ha comportato, in cui come suo solito cerca un po' di sdrammatizzare e le sue ultime parole sono per la figlia, ti amo 3000, appunto in riferimento a una battuta che hanno fatto e niente, ci sta poi bello il funerale con Pepper che mette questi fiori sul fiume, sul laghetto vicino a cui vivono, e sopra c'è il regalo che gli aveva fatto sempre nel primo film, ovvero il suo primo nucleo toracico, rimesso, cioè il suo primissimo nucleo toracico, incartato bene con sopra scritto la prova che anche Tony Stark ha un cuore. E tra l'altro, ora la prova che Tony Stark ha un cuore è la sua stessa figlia. Tra l'altro, c'era chi diceva che un sacrificio di Iron Man ci sarebbe stato perché sarebbe stato interessante che l'eroe più egoista fosse quello qua alla fine che si sacrificava. Ma in realtà il fatto che Iron Man, Tony Stark, sia uno che non si sacrifichi non è del tutto vero. Come ha fatto notare Profix in una live su Facebook, in realtà Tony Stark sono film, è da film che cerca in realtà di sacrificarsi quando ha buttato il missile nucleare nel varco del Tesseract del primo Avengers, la sua stessa missione comunque in Infinity War che lui dice ha un biglietto di sola andata, quindi era più che preparato a morire. In realtà lui è sempre stato uno dedito al sacrificio, solo che
non l'ha mai detto esplicitamente, come invece un Capitan America molto più idealista e paradossalmente anche quasi egoista, nel senso che lui rinuncia alla fine, dice: "Ah, oh, beh, chi se ne frega, vado in pensione e mi faccio una vita mia". Certo, poi tutte le grandi minacce sono risolte, e quindi ok, e poi appunto prima di andarsene dice: "Guarda, usalo tu lo scudo, Falcon". Quindi comunque non è che proprio non pensa più al resto del mondo. Però appunto il sacrificio finale non lo fa l'idealista Capitan America, ma il teoricamente egoista Tony Stark, che in questo è molto simile al padre, che tra l'altro ha anche modo di incontrare in una scena abbastanza carina. Forse l'avrei voluta leggermente più emotiva, comunque tutto sommato era carina, di appunto lui che parla con suo padre, a modo, diciamo, di chiarirsi, e in cui si vede appunto che, come gli aveva detto Nick Fury anche in Iron Man 2, non è vero che a tuo padre non importava di te. Infatti anche qui dice: "Il pargoletto non è ancora nato e farei qualsiasi cosa per lui". Tra l'altro, lui ha paura che il figlio diventi come lui, e lo stesso Tony Stark ha detto a Spider-Man, che reputava come un figlio: "Io non voglio che tu sia come me, voglio che tu sia migliore". Quindi, alla fin fine, Tony Stark è come suo padre nelle cose migliori. Arriviamo ora alla questione Thanos, perché cacchio, Thanos è stato il miglior villain del Marvel Cinematic Universe, un villain potente, carismatico, shakespeariano per certi versi, veramente fantastico. Qui, allora, come a potenza è sempre perfetto. Cioè, Thanos non è il peggior nemico degli Avengers visto finora, tanto per la sua forza, che comunque è tanta, ma perché è veramente un abilissimo guerriero. Cioè, pensate solo alla scena: Capitan Marvel arriva lì, lo blocca, lui prova a dare una testata. Capitan Marvel non si fa niente, quindi dici: "Ok, ora Thanos è fregato". E Thanos cosa fa? Con l'altra mano stacca la gemma del potere dall'altra e la spazza via con un pugno. Cioè, Thanos in quel momento doveva essere spacciato, eppure velocemente trova una soluzione. Scarlet Witch lo prende e lo tira su e lo sta per distruggere. Lui urla lì di sparare a tutti, facendo fuori anche le sue stesse truppe, però allo stesso tempo mettendo in crisi tutti gli Avengers. Insomma, come la metti, Thanos se la cava in qualunque situazione, ed è soltanto proprio con un ultimo gioco d'astuzia che Iron Man è l'unico che lo riesce effettivamente a fregare, togliendogli appunto le gemme e schioccandogli le dita senza darle a qualcun altro, perché appunto se avesse esitato Thanos gliele avrebbe sicuramente rifregate. Tra l'altro, bellissimo. Questo qui è, secondo me, da chi dice: "Questo non è cinema", secondo me è un momento comunque di grande cinema, blockbuster, ma grande cinema è Doctor Strange che guarda Tony Stark e gli fa così, dicendogli: "C'è solo un futuro in cui si può vincere". Tu li capisci che Tony Stark sta per morire. Per me, quello lì comunque è cinema. Con un'immagine, certo, coadiuvata anche da dialoghi precedenti, però con un'immagine già capisci cosa sta per succedere. Quindi dicevo, Thanos come avversario, poi con l'armatura, con questa lama, insomma, fantastico. Poi il fatto che Thor stavolta abbia due martelli e comunque riesca a tenergli testa con più difficoltà rispetto alla prima volta, quindi fa vedere quanto potente sia, o quanto Thor si era ammollito. Comunque dicevo, ok, come avversario ci sta, ma il suo trattamento non mi ha convinto appieno, perché ok, allora lo uccidono subito, Thanos viene tolto di mezzo immediatamente, perché tanto ormai ha distrutto le gemme, dimostrando quindi che è una cui non importa realmente il potere. Una volta compiuta la sua missione, rinuncia al potere, cosa che non tutti sono in grado di fare, dimostrando quindi ancora che non è un cattivo completo. E a quel punto Tony si incazza, lo uccide, dice: "Ah, ho mirato alla testa", però sa di aver mirato troppo tardi, e quindi fine. E appunto, come riportare però indietro Thanos a questo punto per fargli avere un ultimo scontro con gli Avengers? Appunto, con la cosa che Nebula va nel passato. Il proprio sistema si interfaccia con la nebula, appunto, con la vecchia nebula. Thanos scopre tutto e niente, succede quello che, cioè, Thanos appunto alla fine arriva nel nostro tempo per prendersi le gemme e appunto schioccare le dita. Anzi, poi lui cambia idea e dice: "Dato che l'universo non mi è grato, io lo distruggo e creo un nuovo universo che sia totalmente inconsapevole di cosa è stato fatto per la propria salvezza, e quindi la gente, non ci sarà più nessuno a combattermi". Ok, ma al di là del fatto che annichilire l'intero universo e fare una propria immagine e somiglianza lo rende un cattivo un po' più classico, c'è anche un altro problema, secondo me, proprio a livello emotivo.
Vedere quel Thanos che muore, per me, non dà la stessa soddisfazione del vedere l'altro Thanos morire, perché comunque, sempre a livello emotivo, il Thanos nemico degli Avengers è quello che li ha battuti e poi ha schioccato le dita. Questo Thanos qui, secondo me, non ha quella stessa potenza perché non ha fatto il viaggio dell'antieroe, diciamo così, per ottenere le gemme. Non ha quella potenza titanica di colui che ha rinunciato alla propria figlia per poter avere le gemme. Cioè, immaginatevi se Thanos non fosse morto, fosse in qualche modo resuscitato, proprio il Thanos del presente degli Avengers, e vedendo di aver fallito si fosse imbestialito e avesse a quel punto attaccato gli Avengers come forma di vendetta. Sarebbe stato molto più potente a livello emotivo. Modi in cui si poteva fare. Thanos si dissolve anche lui in seguito allo schiocco, alla fine, e quindi quando Hulk riporta tutti in vita, inavvertitamente non può che riportare in vita anche Thanos, e quindi gli Avengers si organizzano sapendo che sta arrivando, Thanos arriva e succede quello che succede. Oppure non lo so, Thanos appunto Thanos si autodistrugge con le gemme, insomma, appunto Thanos non muore, ma si rende conto che il suo piano è fallito e quindi ritorna alla carica, insomma, così facendo, secondo me, quel Thanos lì non ha la stessa caratura emotiva che ha il Thanos effettivamente che abbiamo conosciuto nel primo film, poi appunto un po' banalizzato a cattivo più classico. Immaginatevi appunto il Thanos di Infinity War, che appunto dice: adesso distruggo questo universo perché si è rivelato ingrato. Lo senti molto di più da un Thanos che ha fatto quel. Ah, vuoi rinunciare. Mi spiego. Dice: Thanos poteva. Il Thanos del presente avrebbe potuto dire: io ho rinunciato a mia figlia per voi e voi non mi siete grati. Vaffanculo, vi ammazzo tutti. Capite che ha molto più senso di un Thanos che non ha ancora vissuto quel turbinio emotivo, quella scossa emotiva, e appunto è semplicemente incazzato perché dice: ah, quindi non mi siete grati, o stronzi, insomma, secondo me, cioè, è questo un po' il problema. E non a caso, quando muore la nebula del passato, chi se ne frega, era una nebula ancora stronza. Se Nebula fosse morta nel primo Guardiani della Galassia, io, non, cioè, io sarei stato solo contento. È stato dopo Guardiani della Galassia 2 in poi che è diventato forse, sì, forse il mio guardiano preferito dopo Drax, perché mi è piaciuto il suo percorso di redenzione. Quindi, insomma, appunto, quando muore quella vecchia, chi se ne frega. Lo stesso, quando muore questo nuovo Thanos, questo nuovo barra vecchio Thanos, non ha la stessa caratura emotiva di quando. Di una morte identica però applicata al Thanos originale. Ma comunque, nonostante questo difetto, nonostante il brutto utilizzo di Capitan Marvel, nonostante le scene comiche eccessivamente lunghe, in particolare quelle di Thor, nonostante secondo me la preparazione del viaggio non abbia il ritmo giusto perché, cioè, appunto, queste battute in tutto la rendono troppo rilassata. Cioè, qui stiamo preparando il piano per riportare in vita l'universo e non si sente quella tensione, quel dobbiamo stare attenti al minimo errore. Comunque è trattato tutto un po' troppo con leggerezza. Cioè, dopo quello che è successo in Infinity War dovrebbero avere la consapevolezza che, cioè, lo dice Cap, non c'è possibilità di errore. Ma quando viene commesso un errore, appunto, quando si stanno preparando, non c'è quella pesantezza che secondo me ci sarebbe dovuta essere. Comunque dicevo, nonostante questi difetti, nonostante il cameo di Stan Lee sia divertente, ma secondo me non uno dei suoi migliori, reso comunque più emozionante dal fatto che sappiamo che Stan Lee è morto, comunque nonostante tutti questi problemi, c'è tuttavia un momento che, soprattutto senza il pubblico rompipalle, mi ha fatto commuovere e comunque salva almeno in parte il film. Non lo rende un film perfetto, ma a livello emotivo ci sta tutta ed è quando Falcon chiama Cap lo sente, si aprono i varchi e i polverizzati tornano tutti. Poi Ant-Man, diventato Giant Man, sbuca fuori dal sottosuolo. Tra l'altro non è più il problema del fatto che se sta gigante troppo a lungo sviene, però magari semplicemente si è rimpicciolito in tempo. Comunque tutti spuntano fuori, arriva anche Wasp, arrivano tutti e sono tutti vivi. Cap prende Mjolnir mentre Thor ha la Stormbreaker e urla Avengers Uniti. E tutta la calca, compresa Pepper Potts in versione Rescue, che era una cosa che era stata che si pensava ci sarebbe stata, ma non era stata confermata. Invece sì, c'è Pepper Potts qui a Rescue. Arriva anche Valkyria. Arrivano tutti e tutti contro l'esercito di Thanos. Sì,
È un film in cui il build up non è stato perfetto, a livello qualitativo scricchiola in più di un'occasione, e questo l'ho detto, ma a livello emotivo, quella scena lì, ci siamo, ci siamo. Quella scena emotiva dimostra la forza vera dell'MCU, anche quando commette errori, e non lo ribadirò mai abbastanza, in questo film ne commette, riesce comunque con la costruzione che ha fatto sempre sapientemente. Tranne un'eccezione che ho detto prima, a farti provare emozioni. Anche quando ci sono tutte le Avengers eroine, ok, molto politically correct, un po' troppo spiattellato sullo schermo, ma chi se ne frega. Poi c'è Pepper e Iron Man che sono schiena contro schiena e sparano i raggi, c'è Giant Man che pesta giù, insomma, tutti gli Avengers in inquadratura uno dietro l'altro, cioè è perfetta, veramente. Fantastico e bellissimo. Niente, una mega cacciara che però per quel che mi riguarda è spettacolare. Quindi niente, una fantastica scena di battaglia, appunto, puro orgasmo nerd con K che ha il martello, tutte le varie citazioni ai fumetti che io conosco perché mi sono informato su internet. Ecco, Peter Parker Spider-Man che attiva l'uccisione istantanea, un po' fuori personaggio. Va detto che, che sono stati furbi, in quel momento sta affrontando solo gli Insider, mi pare si chiamano, insomma, i mostri a sei zampe che sono palesemente senza degli animali, quasi senza mente, anche per essere degli animali, quindi ok, è leggermente motivato. Comunque, insomma, scene spettacolari una più dell'altra, e quindi sì, i difetti ci sono, ma quella scena li paga. Paga nonostante tutto, nonostante appunto, ripeto, la costruzione abbia un po' scricchiolato. Ultimo difetto che vorrei dire è appunto Gamora, perché non si è capito bene se sia sopravvissuta o meno. Alla fine però vediamo Peter Quill che c'è, cioè siamo nella nave dei Guardiani e lui ha attivato questa schermata dove c'è scritto Searching e sotto c'è Gamora. Perché effettivamente quello che viene a chiedersi è: quando Tony ha schioccato le dita, ha pensato di uccidere tutti coloro che sono sbucati dal passato e non dovevano esserci, quindi Gamora è morta anche lei, o ha desiderato solo di far fuori tutti i fedeli a Thanos? E quindi Gamora, che in quel momento si era riconvertita, è sopravvissuta? Mi sa la seconda. Ora, parentesi sulla questione scambio tra Nebula e Gamora. A me non. Cioè, io l'avevo anche ipotizzata ai tempi di Infinity War, ma più sono andato avanti, più questa cosa non mi piaceva perché pensavo, no, cioè. Sarebbe molto meglio se magari Nebula dice voglio scambiarmi e Gamora, tipo dalla gemma dell'anima, dice no, sono morta io, resto morta io, tu hai diritto di vivere più di me. Perché comunque, cioè, tu hai diritto di vivere perché tu sei comunque ancora viva. Non c'è nessun motivo per cui io abbia più diritto di sopravvivere rispetto a tu, quindi non devi resuscitarmi. Ok. Però anche quest'altra soluzione a me non piace. Tutte le volte che un personaggio muore e quindi sbuca fuori il clone, il doppelganger. Non sono la stessa persona. Cosa che anche qui vediamo un po', perché comunque Gamora, quando vede Peter Quill, gli dà un calcio, due calci nei maroni, perché appunto non lo conosce. Sebbene effettivamente Nebula gli abbia accennato che lei ha trovato appunto l'amore. Quindi che cosa succederà? Il fatto che la Nebula del passato sia morta lascia intendere che forse questa Gamora, io almeno lo spero, non si metterà con Quill. Alla fine Quill dovrà accettare che quella non è la sua Gamora e quindi la lascia andare. Io spero vivamente che sia così, lo spero davvero tantissimo. Tra l'altro, Thor coi Guardiani, quindi lo rivedremo in Guardiani della Galassia 3, il che spiega perché con Thor Ragnarok avessero iniziato questa deriva con in stile Guardiani della Galassia per poi appunto farlo incontrare coi Guardiani della Galassia. Perché effettivamente lui ora è un loro membro. Spero che torni, cioè cerchi di rimettersi in forma, magari appunto come competizione tra lui e Quill, siccome avevano detto che Quill era obeso nel film prima, magari appunto adesso entrambi si terranno bene in forma nel tentativo di apparire uno più muscoloso dell'altro, sarebbe interessante. Tra l'altro io avevo abbastanza snobbato tutti quelli che dicevano: ah, adesso Thor si bomba Capitan Marvel, anche perché pensavo appunto che lui sarebbe andato tipo nel suono di Odino per rigenerare Asgard usando le gemme, cosa che ovviamente non è possibile. Ma adesso devo dire, oh, se appunto con la scusa che sono i Guardiani della Galassia a un certo punto incontrano Capitan Marvel, magari se in uno dei prossimi Capitan Marvel spuntano fuori i Guardiani o anche solo Thor, ok, dai, ci posso stare. Non dico che sia la scippa che più
anelo tra quelle dell'MCU, però devo dire che, viste queste premesse, posso anche dire, ma sì, dai, se lo fanno mi sta bene. Parlando della mega dimensione produttiva che dicevo, ragazzi, qui c'è il mondo, anche so, cioè c'è Michael Douglas, Michelle Pfeiffer anche solo in un cameo, cioè alla fine nei titoli di coda la scena con tutti gli attori è veramente lunghissima, con i sei Avengers originali che oltre ad avere il nome del loro attore c'è anche la loro firma, il loro autografo, quindi ho Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Evans e Robert Downey Jr., quindi anche quello lì fantastico, la nuova armatura che è una versione ancora più tecnologica delle nanoparticelle, anche quella lì fantastica. Non è stato resuscitato Visione, sembrava che Shuri, cioè molti avevano ipotizzato, beh probabilmente Shuri l'ha lasciato ha salvato una copia di lui, però questa cosa non è stata affrontata, eppure dovrebbe esserci una serie su WandaVision chiamata WandaVision, nome che sembrano quelle brutte ship di quando unisci nomi tipo Brangelina, vabbè. Però comunque, che a quanto pare sarà ambientata negli anni 50, quindi sarà post-endgame con una nuova visione, loro che vanno indietro nel tempo, boh, non lo so, però comunque, boh, staremo anche lì a vedere cosa succederà. Quindi, per chiudere il discorso, un film con alti e bassi, sta a voi scegliere se far prevalere gli alti o bassi. Io alla fin fine, dopo una seconda visione, faccio prevalere gli alti, ma i bassi restano e quindi inficiano comunque la qualità generale del film, che resta, ripeto, un'occasione sprecata per più di un motivo, appunto anche Hulk ha sfruttato, Capitan Marvel non sfruttata, insomma, un vero peccato, però comunque non si possono, secondo me, non notare i pregi. Quindi questo super mega video finisce qui, grazie per averlo sopportato, a chi effettivamente è riuscito a sopportarlo fino alla fine. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete e ci vedremo appunto a un prossimo video. Ciao ciao ragazzi!